Prima di ogni epoca e di ogni confine, gli spiriti delle terre emerse vivevano in armonia, preservando l'indipendenza degli umani e della natura. Ma un giorno, uno di loro impazzì e si trasformò in bestia, rinnegò il nome antico, soggiogò il creato e si impose come il tiranno. Gli altri spiriti e gli umani si opposero e la nera guerra ebbe inizio. Fu sangue, distruzione e morte. Ma alla fine gli spiriti ebbero la meglio e il tiranno fu esiliato al centro della terra e per essere sicuri che non uscisse venne spezzato in mille parti e rinchiuso in mille epoche. Una gabbia di spazio e di tempo a cui fu posto come sigillo il ferro di Etalia. E gli umani dimenticarono. Da allora il tiranno aspetta. Aspetta lo scoccare dei 200 solstizi e con essi la piegatura del ferro per uscire dalla sua gabbia e soggiogare l'universo. Elba, o come la chiamavano gli antichi naviganti greci, Etalia. 147 chilometri di coste che racchiudono un intero universo da scoprire. Come queste stanze, i cui affreschi sono stati recentemente restaurati. La sala egizia, ad esempio. O il Monte Capanna, massiccio granitico che sfida i gheppi con i suoi 1019 metri. Non è bellissimo? O la cosiddetta sala del nodo d'amore, sebbene lui fosse allergico a ogni tipo di laccio, dedicata alla sua unione con Maria Luisa, la quale si dice adorasse. Il biking, leggero o estremo, i percorsi sono numerosi e di differenti livelli, per godere appieno della massima scelta. Sì, questa residenza fu da lui scelta non a caso, perché guardate un po' cosa si vede. Il palmo della sua mano? La finestra? Il porto! Esatto. Lui faceva finta di essersi insediato, ma la testa era là, pronta alla fuga. Un incanto da cui non si può fuggire. Si dice infatti che dopo aver assaggiato anche un solo goccio del nostro aleatico, nessuno vuole più tornare in Europa e riprendersi quello che era suo, perché il generale aveva un mondo intero da conquistare e non poteva rassegnarsi a finire i suoi giorni in una così fantastica e sperduta isola. Grazie, noi andiamo. Bellissima visita. Grazie a voi, arrivederci. Anche noi, grazie mille. Di nulla, e non scolartela tutta, eh? Se no chi riparte più? Già, chi riparte più? Hai già preso il biglietto? Ricominci. L'hai preso o no? Ricomincia. È il Bano Doc, duro come il ferro. Scusa, se mi informo delle tue decisioni sulla mia vita. Per l'ultima volta, mia la vita, mie le decisioni, libero arbitrio. A casa mia si chiama dittatura perché decidi tu per tutti e due. Cosa fai, scappi? Bene. Almeno così mi risparmi le solite balle sul lavoro, sulla carriera, su... Dimmi qual è il problema, quello vero, dimmelo se hai il coraggio, perché... I tuoi nonni sono di Pomonte, hanno fatto il viaggio di nozze a Rio Marina e non hanno mai, mai lasciato l'Elba. Questo è il problema. Cosa c'entra l'Elba? Stai balbettando. No. Io nomino l'Elba e tu balbetti. No, non è vero. Quest'isola, la tua amata isola, è uno scoglio spelacchiato e limitante. No. È vero, i miei nonni non se ne sono mai andati, ma si amano ancora come il primo giorno. Forse non è l'isola che vuoi lasciare. Ma che ci parlo a fare io con uno di capoliveri? È per questo, vero? Lascialo! No, perché vuoi portarglielo di persona? Dammelo, si rovina!
Lo sai che trafugare opere d'arte è un reato? Monsieur Vallée ha vinto una regolare asta, cretino. È uguale, moralmente un criminale. Tu sei una sacco complice. No, no. Pianta, dammi no. Il museo è aperto? No, mi spiace, siamo chiusi. Mi scusi. Nessun problema, l'accompagno. Chi êtes-vous? Chi siete voi? Come avete fatto a superare le guardie? Perdono, maestà. Sono solo un vostro umile servitore. Che cosa volete? Solo offrirvi un omaggio, maestà, per celebrare il vostro insediamento sull'isola. Qu'est-ce que c'est? Un manufatto antico, molto antico, forgiato col ferro della nostra amata isola. Che cosa rappresenta? È una chiave, maestà. Fine dei giochi, ridammi subito il... Leonardo? Leonardo! Leo! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gendarmes? Francese. Quello a piede là. Parli francese! Oh, porca vacca! Non so in che modo, ma è colpa tua. Ti do 10 secondi, Leo. 10 secondi e poi... Leo? Lui è Leo? La vache. Coordinate, s'il vous plaît. Cosa? Dove siamo? Il giorno? All'Elba, 20 giugno. Ah, ma che dici? Stesso giorno. Ma ti rendi conto che è appena mandato in mille pezzi? Il 2014, cretino. Ma che cavolo di domande sono? E che cos'era tutto quel casino lì dentro? Le luci, il... Mi hanno drogata. Quel tipo tutto a pifemmi, deve essere stato lui, per forza. E tu? Ora tu mi dici esattamente cosa... Rispondere, ora. Il suo nome, mademoiselle? Sara. Napoleone Bonaparte. Enchanté. Cannoni. E cosa? I colpi sono cannoni. No, no, no. No, cannoni! Non ci sono cannoni sull'isola. Mario! Mario! Che cosa è successo? Perché sono tutti immobili? Mario. Non toccarlo! Oh, porca vacca! Ma che roba è? Oi, mi senti? Mario, non aver paura. Sistemo tutto. Rimetto tutto a posto, te lo giuro!
tutti fermi. Succede spesso nel 2014. Ma che cavolo di domande sono? Porca vacca! E la donna del museo, quella di prima! Non abbiamo molto tempo. Gli ingranaggi si stanno fermando. Il ferro non reggerà a lungo. Che cosa è successo? Come sono finito qui? Gli oscuri hanno sfruttato l'allineamento del 200° anno. Gli oscuri? L'uomo ha la tua corte, uno di loro. La chiave serviva a mettere in risonanza due spiriti affini per scambiarli e creare un blocco temporale. Un po' più chiara? 2014-200. 1814. Tu sei davvero... Lui è... E Leo è... Non sono spiriti affini. Il mio ragazzo non ha niente in comune con... Sì. Ed è la nostra unica fortuna. Non era destinata a lui la chiave. Che cosa sei? Sono Tessa. Lo spirito di questo luogo. Dov'è finito esattamente Leonardo? È al sicuro. Lo sto guidando al pari vostro. Guidando dove? Per fare cosa? Senta, signora, non vorrei sembrarle irrispettosa, ma... Dobbiamo rimuovere il blocco prima che il tempo si fermi. Ma adesso si è creata una frattura. E da essa sta prendendo forza. E lui... sta scalciando. Lui chi? Il tiranno. Non deve riuscire a... Non potete fermarlo. Lui uscirà, inginocchiatevi e implorate il suo gioco. Che arrivano rinforzi? Generale! Porca vacca! Sono tutti morti. C'est la guerre. Ma quella ragazza, la turista, il signor Mario. Oh, porca vacca. Credo che sto per... Quindi tu saresti Bonaparte? Oui. Il piccolo caporale? Oui. Le petite tonti. Allora, Leonardo, è 200 anni fa. È un imbranato nel 2014, figuriamoci nel 1800. Ed è nel tuo corpo, nei panni dell'imperatore. Questo dettaglio mette una pressione molto più medita, te l'assicuro. Ora però, ragazze del futuro, silenzio. Perché devo elaborare una strategia, s'il vous plaît. Oh, imperatore del passato! Questo casino mi pare che sia tutta colpa tua. Quindi vedi di piantarla con queste pose. Nella mia epoca saresti già senza testa. Io mi facevo i fatti miei nella mia epoca. E adesso mi ritrovo in mezzo a scambi temporali, spiriti e tiranni. Tiranni. La storia non ti ricorda come Napoleone il pacifista. Fanno presto i topi a giudicare l'aquila. Ah, è così che vedi chi ti dà contro, maestà? È così che vedo chi gioca il generale senza prendersene la responsabilità. Quella tipa ha detto che non era Leonardo a doversi scambiare con te. Oui. Spiriti affini. Qual è il nome della tua casata? Perché? D-
Dobbiamo salire e valutare la situazione dall'alto. Seguimi. Sta morendo. Tutto questo mare, tutto attorno, mi ha sempre fatto sentire in trappola. Ui, ma il mare può essere anche la partenza verso mille possibilità. E come fa uno a rimanere qui, sapendo tutto quello che c'è lì fuori? Partire, restare. Solo chi può compiere una scelta è davvero libero. Le ambizioni, invece, ti annodano un destino. È bellissima da qui. Ecco perché Leonardo ci viene ogni volta che litighiamo. E ogni volta che va nel panico. Ma è di Leo. Prima non c'era. Oggi le due epoche sono in risonanza. Quindi è una scritta vecchia di 200 anni. Leo l'ha fatta poco fa, ma vuol dire che qui, ora... Ma nel passato. Oh, la porca vacca. Leo! Leo! Rispondimi, cretino! Il medaglione, la chiave dello scambio, come l'hai avuto? È un reperto etrusco. Il museo locale ha perso l'asta e l'ha vinto un collezionista privato. Il mio nuovo datore di lavoro. Ho curato io la trattativa. Dove è stato ritrovato? Sul Monte Calamita. Il ferro non reggerà a lungo. È così che ha detto, vero? Esistono ancora le miniere? Se Leo non si fa trovare lì, è la volta buona che lo meno davvero. Facciamo che non sia la nostra Waterloo. Waterloo? Andiamo. Thank you.
figli. Non dirò mai più che sei un cretino, giuro. Bene. Dai, Leo. Cosa? Quando il sole è una mano, cosa? Napoleone Bonaparte, imperatore dei francesi. Tu cosa sei? Che cosa vuoi? Tu sai, mi hai già visto. Dove? Riflesso nelle acque della tua vita. Oi! Oi! Sta male? Signora Dea! Oh, porca vacca! Proprio ora dovevi spegnerti! Che devo fare? Piccolo uomo, lui si ama! Lo stesso desiderio. Solo il fuoco che distrugge i nemici. Sono il sangue nero sui campi. Sono la bestia priva di lacci che sottomette e nessun confine sazia. Tu sei. Io sono. Napoleone, oh, chi cavolo c'è al comando adesso? Ti do 10 secondi. 10 secondi. E poi meno. Bea! Chi sei? Chi? Sara, sono io! Scusa. Monti. Come faccio ad esserne certa? Fuori! Tutto a posto?
Dobbiamo andare. Dove stiamo andando? Leo mi ha dato un appuntamento. Credo che il piano sia, se riusciamo ad essere nello stesso posto, nello stesso momento. Nella miniera c'era anche lui. Nel 1800, insomma, ma c'era, lo sentivo. Dobbiamo trovarci quando il sole è una mano dal... Oh, porca vacca. E ora? Bion, dove? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Non ho fatto in tempo. Lei, lo spirito. Stava morendo, io non ho potuto fare... Pensaci. Un posto importante, un posto speciale per tutti e due. Dove vi siete incontrati per la prima volta? Ci siamo appena stati. Nella miniera. Eravamo in gita, la maestra Chiara ci aveva portato per... Sara! Qual è il posto su quest'isola dove Leo sa di poterti trovare sempre? Tutte le volte che voglio stare sola vengo qui. Leonardo lo sa che non ci deve mettere piede. Speriamo che stavolta disobbedisca agli ordini. Il mare è la partenza per mille possibilità. La borsa. La borsa! Sei sicura? Sì. E se nel riflesso vedrò... Vedrai solo te stesso. Ho visto me stesso da sotto. So cosa sono. La guerra. La mia guerra. Come finisce? Verrò sconfitto, vero? La fine di ogni tiranno, giusto? Riconosco questi occhi. Indipendenza il vano e testardaggine corsa. Il sangue non mente. Bentornata. È finita. Non ancora, figlia mia. Manca l'ultimo nodo da sciogliere. Ma io da sola non posso. Sara. Sara. Tutto bene, mademoiselle? Chi sei? Io. Quest'isola, la tua amata isola,
È uno scoglio spelacchiato e... È limitante. Stamattina avevi detto una cosa del genere. Mai più. Non farmi mai più una cosa del genere. Andartene via da qui così senza dirmi niente. La stessa cosa che dicevo a qualcuno una volta. Sembrano 200 anni fa, vero? Ma porca vacca, Leo. Ti avviso, la prossima volta che mi rifai uno scherzo simile io ti...